Diciamo che in questi lunghi mesi di pandemia ho riflettuto a lungo su alcuni elementi che interpellano la scuola in questo momento. E il tema di stasera era un tema che io ho evidenziato come prioritario. Il titolo dell'incontro, diciamo, dell'intervento di stasera è Distanziamento sociale versus distanza fisica di precauzione, scuola di vicinanza. Sono elementi uniti tra loro che in parte si contrappongono. Viene usata diffusamente questa espressione distanziamento sociale. Io preferisco parlare di distanza fisica di precauzione. Noi non siamo distanti socialmente. Anzi, la nostra è una scuola di vicinanza. Noi siamo vicini ai nostri ragazzi, ai nostri allievi. Anche se siamo lontani, anche se non possiamo abbracciarci, se non possiamo avvicinarci, se non possiamo condividere gli spazi di prossimità ai quali siamo abituati, non siamo in un distanziamento sociale, quindi siamo in un distanziamento fisico di precauzione. Io penso a quanto sono vicina da un punto emotivo e sociale al mio amico Rodolfo che vive da solo a Buenos Aires, quindi al di là dell'oceano, noi ci vediamo attraverso le videochiamate, attraverso le piattaforme almeno una volta alla settimana, condividiamo tantissimo e siamo molto più vicini emotivamente e socialmente di quanto io sia vicina a persone che abitano a pochi metri da me o che incontro e sono ad 1 metro o 2 di distanza come prevede la legge. E quindi su questo farei chiarezza e poi questo diciamo è un po' il tema importante. Io ho evidenziato questa frase di Massimo Recalcati perché quando è apparsa mi ha colpito moltissimo. Io non avevo mai accettato di fare webinar, mi sono stati proposti da diverse situazioni formative perché ho sempre creduto e credo fermamente nella formazione attiva collaborativa in presenza. Ho accettato oggi proprio perché siamo in emergenza e perché questa emergenza ci lancia delle sfide alle quali noi dobbiamo assolutamente rispondere. Insegnare davanti ad uno schermo significa non indietreggiare di fronte alla necessità di trovare un adattamento, quindi è quello che noi abbiamo cercato di adattarci a questa situazione imposto dalle avversità, testimoniando che la formazione avviene sempre controvento, quindi non avviene mai con la garanzia dell'ideale. Anche quando non c'era la pandemia era così. Noi non siamo mai stati nella scuola che avremmo voluto. Io ho lavorato per 42 anni nella scuola, continuo ad avere contatti con la scuola attraverso tutte le mie attività di formazione e non ho mai sentito un insegnante che dicesse, ecco, questa scuola è veramente la scuola che vorrei. Quindi noi siamo stati da sempre abituati ad andare controvento, quindi a lavorare con quello che c'è e non con quello che dovrebbe esserci e non c'è. Certo, ci lamentiamo, imprechiamo contro il ministro, contro la sorte avversa, contro i colleghi, contro la situazione, il mondo, la tecnologia e quanto più vogliamo mettere, però andiamo avanti, continuiamo a remare controvento e continuiamo a costruire quello in cui crediamo. Ecco perché io oggi sono davanti ed ho accettato questo compromesso con la mia, diciamo, con quello che io credo sia giusto fare. Questo era quello che io avrei voluto scrivere e l'ho lasciato. Se avessi potuto avere intorno alle mie diapositive tutta una serie di volti che mi guardavano, i vostri volti. In effetti io non vi vedo perché siamo tanti e perché la modalità della piattaforma è questa. Vi immagino, immagino i vostri volti, vi vedo con gli occhi del cuore e con gli occhi della mente dentro le vostre stanze, dentro le vostre case. Immagino i vostri volti. La frase di Aloisi Tosolini che cita Floridi è una frase che mi ha colpita molto perché mette in evidenza come il volto dell'altro rivela la relazione che io ho con l'altro e il volto dell'altro genera la mia responsabilità. Quindi i volti dei miei ragazzi che io vedo attraverso lo schermo o che vedo in classe velati dalla mascherina mi interpellano,
mi interpellano e chiedono responsabilità da parte mia. La frase poi continuava con l'esempio della mascherina. Se io credo che l'altro mi interpelli attraverso il suo volto, io metto la mascherina perché sono responsabile dell'altro, non solo perché la legge me lo chiede. Voi capite che questo è il contrario della risposta biblica di Caino quando il creatore gli chiede: dov'è tuo fratello? E lui risponde: sono forse io responsabile di mio fratello? Sì, noi siamo responsabili. Noi siamo responsabili degli altri, teniamo la distanza di precauzione proprio perché possediamo competenze sociali e perché le competenze sociali sono oggi più che mai fondamentali. Purtroppo non le vediamo agite con consapevolezza e difatti ne vediamo le conseguenze. Io vivo in un paese di 5.000 abitanti e la mia dottoressa, incontrata per strada, mi raccontava l'altro ieri di aver mandato 22 persone a fare il tampone perché un suo paziente positivo, asintomatico ma positivo, aveva pensato bene di andare a un funerale. Non è ignoranza quella che lui ha dimostrato, perché dopo un anno quasi che ci ripetono che se sei positivo, anche asintomatico, non devi uscire, è proprio la non attenzione all'altro, come dire, la poca cura, dell'altro. Sicuramente questa persona non dimostra di possedere competenze sociali. La persona socialmente competente agisce la sua competenza nel rispetto dell'altro. La domanda che dà inizio a questa slide è quali competenze sociali oggi, ma non siamo in distanziamento sociale, è una domanda che mi ha fatto una collega, una ex collega incontrata all'uscita della scuola. Io abito dietro la mia ex scuola dove lavoravo, che mi ha detto: ma come mai fai questo incontro sulle competenze sociali? Non siamo in distanziamento sociale? Allora lei, sorridendo, però ecco, io continuo a mettere l'accento su questo: non siamo in distanziamento sociale mai, abbiamo una distanza di precauzione, ma il distanziamento sociale non c'è, anzi, oggi più che mai ci è chiesto di avere delle competenze sociali. Quello per cui noi lavoriamo oggi, come abbiamo lavorato prima, è una scuola di vicinanza e i tre versanti all'interno dei quali si esplica questa scuola di vicinanza sono, a mio avviso, la vicinanza emotiva, la vicinanza sociale e la vicinanza didattica. E queste tre vicinanze nessuna pandemia può eliminarle, anzi, può richiederne più che mai l'esigenza, ma non possiamo fare a meno di nessuna di queste tre dimensioni. Una vicinanza quindi emotiva. Vi cito una frase di Daniela Lucangeli, voi la conoscete, è una neuroscienziata, è una persona che si è occupata e si occupa di neuroscienze legate all'educazione, e questa frase mette in luce come le emozioni non siano la spuma sull'oceano, ma l'oceano stesso. Quindi le emozioni non sono quello che appare in superficie, un di più da cui posso prescindere, ma sono l'humus, sono la realtà nella quale io mi trovo ad operare a scuola. Io sono intrisa di emozioni, i bambini, i ragazzi sono intrisi di emozioni e purtroppo le ricerche sulla situazione scolastica degli ultimi anni hanno messo in luce come l'emozione, lo stato d'animo predominante sia uno stato di sofferenza, di stress. Sempre le neuroscienze ci dicono che lo stress ha un effetto fisico sul nostro corpo, incide sulla corteccia prefrontale ed ha una funzione di autoregolazione sia emotiva che cognitiva estremamente importante. Sempre Daniela Lucangeli, lo stress manda al nostro cervello, al nostro sistema nervoso, questo messaggio: scappa che ti fa male. Come posso io apprendere quindi, come posso insegnare in una situazione che mi fa male, che mi fa soffrire? Qui mi viene da ricordare anche un episodio che la Daniela Lucangeli cita spesso, di quando uno dei primi bambini che lei ha aiutato a superare le difficoltà di apprendimento le avesse detto alla fine: adesso che sono diventato più bravo, toglimi che mi fa male. Quindi la situazione è
è una situazione che ti crea disagio, che non ti permette di apprendere, che non ti permette di progredire, anzi, ti fa proprio fuggire da questo. Non possono fuggire fisicamente perché gli è impedito, ma sicuramente non sono lì né con la testa né con il cuore e l'apprendimento non avviene. Allora, la prima domanda che io mi farei stasera è rivolta a noi stessi. Noi qui lavoriamo sempre con la logica dei due cappelli, quindi come insegnante e come con l'occhio su quello che poi succederà in classe. Ma in primo piano io metterei adesso noi stessi chiedendoci: ma io in questo momento conosco e mi prendo cura delle mie emozioni? E come? Come faccio, per esempio, a conoscerle? Ho una buona abilità di riflessione che mi permetta di individuarle e di dar loro un nome? In questo momento mi sento stressata, mi sento stanca, mi sento molto preoccupata, mi sento impotente di fronte a tante situazioni, provo del dolore per certe situazioni vicino a me, mi sento ingabbiata in una situazione e non so come uscirne, oppure al contrario mi sento serena, mi sento fiduciosa. Sento che sto assumendo dei rischi responsabili, sono pronta al cambiamento. E dopo che le ho conosciute queste emozioni che mi pervadono, me ne prendo cura? In che modo poi me ne prendo cura? Sono sola in questo processo? I colleghi mi aiutano in questo o sono anche loro preda delle stesse emozioni e diciamo ci peggioriamo a vicenda? Il discorso di prendersi cura delle emozioni degli insegnanti è un discorso ancora purtroppo lontano dalla nostra realtà. Pochissime realtà, ma veramente poche, all'interno delle quali è stato predisposto ben prima della pandemia, quindi ancora non in situazione di emergenza, un supporto al benessere dell'insegnante. Molte attività, o perlomeno alcune, volte al benessere degli allievi, e questo sicuramente è importante. Ma se la persona, le persone che sono a scuola non hanno un loro benessere, quindi non stanno bene in quella situazione lì, come si può pensare che poi gli allievi che sono affidati a queste persone stiano bene? Penso che questa sia una delle rivendicazioni che dobbiamo fare con forza. Altre professioni hanno i gruppi di mutuo aiuto, hanno esperti che supportano i loro percorsi. Noi siamo da soli. Spesso diciamo, l'emozione predominante che ho sentito in questi giorni da ex colleghi, da corsisti che mi hanno, ex corsisti che mi hanno scritto è proprio il senso di solitudine e di isolamento. Quindi una cosa che mi sento di dire, chiedete con aiuto, con forza. Chiedere aiuto non significa essere inadeguati, significa avere coscienza della propria situazione e non avere il timore di dichiararlo. Come vi dico, ci sono altri gruppi di professionisti, io ho presente la situazione della mia seconda figlia che fa l'assistente sociale, che ha una serie di reti, di specialisti, coi quali fanno appunto momenti di supervisione, momenti di condivisione, dove lo specialista aiuta a, come dire, reggere meglio il carico emotivo che pesa sulle loro spalle. E penso che il carico emotivo che pesa sulle nostre spalle non sia da meno. Quando io sono in grado di prendermi cura delle mie emozioni, sicuramente sarò in grado di prendermi cura delle emozioni dei miei allievi. Saprò come farle emergere. Spesso a scuola questo avviene. Le insegnanti lavorano sulle emozioni degli allievi, soprattutto nei primi livelli di scolarità. Non crediate che i ragazzi della secondaria, sia di primo grado che di secondo grado, non abbiano bisogno di qualcuno che si prende cura delle loro emozioni. È più difficile, sicuramente, ma questo non vuol dire che non ne abbiano bisogno. E non vuol dire che non sia un compito della scuola, perché noi, in qualsiasi grado di scuola ci troviamo ad operare, siamo dei formatori e quindi questo, ci spetta. Però
E se invece non volessimo farlo da un punto di vista educativo, abbiamo però la coscienza che questa ha una ricaduta pesantissima sull'apprendimento. Noi possiamo prescindere dalle emozioni dei nostri allievi, possiamo anche dire, come è stato a me detto più volte, ma questa è una cosa da scuola primaria, e però queste emozioni condizioneranno pesantemente il clima di classe e gli esiti degli apprendimenti. Quindi, diciamo, riassumendo questa slide, questo momento di riflessione, io direi che è sempre valido il motto di Don Milani, I care, io ho a cuore il tuo benessere, io però qui oggi, perché credo che sia fondamentale che in prima istanza io abbia cura di me, cura del mio benessere. Quello di cui hanno bisogno i ragazzi e i bambini è di avere un adulto sereno e mediamente, come dire, risolto, consapevole, ecco, che non abbia dei motivi, perché sono quelli che poi mandano in tilt i ragazzi. Tu puoi essere anche non tanto esperto nella tua disciplina, ti puoi formare, ti puoi aggiornare, ma non farai mai i danni che fa invece un adulto che non sa gestire le sue emozioni e che quindi è preda delle emozioni stesse. Noi dobbiamo impegnarci a far crescere la percezione e il mantenimento dello stato di felicità a scuola. Ho pensato molto prima di scrivere questa frase perché non vorrei essere fraintesa, non vorrei che fosse preso come uno slogan un po' New Age. Non è questo. Io non sto parlando di quella scarica adrenalinica che è la gioia, che in un attimo ti inonda di felicità alle stelle e il tuo cuore batte più forte, sei in uno stato di benessere assoluto e potentissimo. Io parlo di felicità. La felicità è una dimensione che si può conquistare e che si può costruire. Ha a che fare con una sorta di benessere durevole che non è, come dire, costruirsi una piccola isola felice, ma è costruire uno stato d'animo di benessere interiore che viene a patti con le avversità e con le difficoltà della vita quotidiana, ma che un pochino prescinde da queste, cioè non fa dipendere il suo benessere solamente dagli eventi esterni. Se qualcuno di voi volesse approfondire questo aspetto, team di formatori, la fondatrice di Giorni Felici è Letizia Spanoli, si occupa proprio di costruire la felicità e una parte di questa formazione riguarda la felicità interna a scuola. Il sito è Giorni Felici e trovate tutte le richiedere un intervento all'interno della vostra realtà scolastica. A me ha colpito molto questa idea di costruire la felicità interna. E voi sapete che c'è un piccolissimo stato dell'Asia, che è il Bhutan, che misura ogni anno la felicità lorda del suo popolo. Noi misuriamo il PIL, il nostro PIL non è che vada tanto bene, ma neanche nei periodi in cui andava bene, diciamo, non ha mai avuto come effetto secondario l'aumento della felicità delle persone. Proprio perché non è il benessere economico di per sé stesso che produce felicità. E quindi come costruirla questa felicità e come costruirla a scuola? Non so se qualcuno dei partecipanti aveva preso parte ad eventi formativi delle competenze sociali negli anni scorsi, saprà che c'era un gruppo di insegnanti dell'Alto Canavese che aveva lavorato sul benessere dell'insegnante a scuola attraverso la costruzione del team cooperativo, perché il team è una grossa risorsa per il benessere a scuola. Se io vado a scuola e il mio team funziona e posso condividere con il mio team idee pedagogiche, didattiche, ma anche i miei problemi di gestione della classe o i miei problemi di rapporti con i genitori, tutte le difficoltà che io a scuola posso avere, questo è sicuramente un aiuto. Questo lavoro è documentato, quindi se vi interessasse io posso inviarlo ad Angelo che ve lo invia ed è tutto in apprendimento cooperativo, è un'esperienza realizzata
in un gruppo di insegnanti, all'interno del quale una delle colleghe si è presa cura proprio di questo, del benessere a scuola. Io voglio andare. E per fare questo ho bisogno si sono chiesti ricercare informazioni. Ok, questo è per concludere questo aspetto del benessere. L'educazione scolastica dovrebbe essere un fremito e non una graffiatura per i ragazzi, ma anche per noi. E noi dovremmo andare a scuola e provare questo fremito, questo senso di piacevolezza, di gioia nell'apprendere, nel vedere progredire i ragazzi, nel vedere la nostra professionalità che cresce. Spesso invece sono graffiature, come mi diceva una volta una collega nei corsi, anche ammazzate, ma questo diciamo è un termine poco professionale, quindi fate conto che io non l'abbia detto. Ok, noi siamo qui stasera a parlare di competenze sociali quando tutto intorno a noi ci parla di autismo sociale. Le ricerche in questo senso dicono proprio che siamo diventati meno sensibili alla socialità. Da un lato pensiamo di essere connessi con il mondo attraverso i social e attraverso tutte le piattaforme, WhatsApp e tutti i mezzi di comunicazione tecnologica. Dall'altra però mancano le relazioni profonde, le relazioni significative. Su questo poi voi potrete saperne di più leggendo il libro di Goleman, per esempio, sull'intelligenza sociale. È un libro che non è molto non è recentissimo e quindi sicuramente la situazione rispetto ad allora è peggiorata. Vedremo però poi alla fine che la pandemia ci regala uno spiraglio di speranza. D'altra parte, le neuroscienze, attraverso le ricerche sulle cellule fusiformi e sui ci dice che siamo una specie programmata per connettersi. E questo non è che cambia in pandemia, non è che in pandemia immediatamente noi ci disconnettiamo, immediatamente questa distanza avviene. La nostra specie nasce programmata così. La struttura stessa del nostro cervello è un cervello socievole. C'è un profondo legame cervello-cervello e questo ponte neurale influenza sia il mio cervello sia il cervello della persona con cui interagisco, ma anche il corpo. Durante questi collegamenti neurali, il nostro cervello e il cervello dell'altra persona sono impegnati in una specie di danza che loro chiamano il tango emotivo, una danza dei sentimenti. Queste interazioni sociali fungono da modulatori, come dei termostati, insomma, interpersonali, che influenzano le nostre attività cerebrali mentre orchestrano le emozioni che passano. Vedete di nuovo questo grande legame cervello sociale e cervello emotivo. Per questo stasera c'è una commistione di emozione e di socialità, perché sono fortemente connessi. Io ho ben cinque nipotini di età diverse, vanno dai 13 anni all'anno e mezzo. I più piccoli sono completamente disorientati da questo fatto che non ci si può abbracciare, che non ci si può avvicinare. Io li vedo essenzialmente attraverso lo schermo. Li ho incontrati due volte in un parco a distanza con la mascherina ed è stata una cosa terribile vedere questi piccoli che corrono verso di te, che vogliono, ti guardano con questo occhio, si fermano, non sanno come fare. Cioè l'istinto è l'istinto ad entrare in relazione. Noi non siamo fatti per stare a distanza. E questa cosa è, diciamo, scritta nel nostro paradigma genetico. Cioè noi siamo veramente fatti così. E questo non cambia con la pandemia, assolutamente. Diciamo che la razionalità mette dei vincoli sugli aspetti fisici. Esiste. E questa connessione avviene tra cervello, il corpo,
la mente e il cuore. Un altro termine che si trova sovente nella letteratura è proprio che noi siamo animali sociali e continuano ad esserlo anche i vostri allievi con la mascherina o gli allievi che vedete al di là dello schermo. Anzi, quelli che vedete attraverso uno schermo stanno dimostrando un bisogno di socialità fisica reale, enorme. Anticipo una cosa che avevo pensato di dirvi alla fine, ma questa pandemia ha messo in luce come gli adolescenti dimostrino un'esigenza pressante dell'altro fisico, mentre prima era normale vedere ragazzi seduti ai giardini, vicini, ognuno perso nel suo dispositivo. Oggi veramente c'è un bisogno di contatto sociale reale, un bisogno di avere l'altro nella sua concretezza, nella realtà della sua persona. E quindi tenetelo ben presente quando loro sono dall'altra parte dello schermo, che non sono lì per fare verifiche, per eseguire compiti, o perlomeno non solo per quello. C'è un grande bisogno di essere connessi a livello umano, a livello sociale. Allora, che cos'è questa competenza sociale? Chiedo scusa a chi ha già seguito corsi con me, voi sapete che il CESEDI prevede corsi sulle competenze sociali, quindi alcune cose che dirò probabilmente le avete già sentite. Invece, chi ha desiderio di approfondire l'argomento attraverso un corso, sappia che il CESEDI poi è disponibile ad organizzare i corsi dove appunto l'argomento viene sviscerato e viene approfondito attraverso tutte le varie tecniche, attraverso un tempo più lungo. Addirittura quando abbiamo pensato il corso sulle abilità sociali, sulle competenze sociali, scusatemi, prevedeva 20 ore. Ora con le scuole non è più possibile fare dei corsi così lunghi, spesso viene spezzato, ma per dirvi che ci sarebbe tanto da dire e da imparare. Io mi fermo ad alcuni aspetti. Che cos'è la competenza sociale, intanto? La competenza sociale è un costrutto complesso, come tutte le competenze. Non è facile definirla perché è fatta di tanti aspetti, gli aspetti che noi troviamo già in tutte le competenze di tipo cognitivo. È una combinazione e quindi io studio tutti i libri sull'intelligenza sociale, dopo sono competente socialmente? No. Magari non ho studiato niente sulle competenze sociali, ma sono competente socialmente perché ho imparato ad esserlo dall'ambiente che mi circonda, perché le competenze sociali non sono assolutamente innate, ma sono frutto d'apprendimento. Quando voi vedete un bimbetto della scuola dell'infanzia che sa relazionarsi bene con gli altri, sa muoversi bene all'interno della sezione, all'interno delle relazioni con i compagni, siete portati a dire: ma guarda, questo è proprio dotato. Allora, ci sarà sicuramente una base genetica minima, ma le sue competenze sociali le ha apprese. Quando voi conoscerete la famiglia o conoscerete l'insegnante del nido che l'ha avuto a scuola, capirete perché lui è così, perché queste competenze le ha apprese. Sono una combinazione. La combinazione vuol dire che i vari elementi sono scindibili, ma la competenza viene agita attraverso la combinazione di questi tre aspetti, che sono le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti. Se io a scuola voglio lavorare sulle competenze sociali, devo dare ai miei alunni, ai miei allievi, ai ragazzi, delle conoscenze. Intanto devo capire se sanno di che cosa si tratta, se sanno che cos'è la competenza e che cos'è la competenza sociale. Nel fare questo è molto utile far riferimento ad esempi di persone socialmente competenti che i ragazzi stessi individuino. Attraverso i loro esempi voi metterete in luce le caratteristiche che connotano queste persone. Quindi che sia Papa Francesco o Maria De Filippi, che sono due esempi che i ragazzi mi hanno detto e anche le colleghe all'interno dei corsi, non ha importanza perché sono importanti le caratteristiche che i ragazzi stessi attribuiscono a queste persone. Quindi perché Maria De Filippi è socialmente competente? E i bambini dicono perché è sempre sorridente, perché non grida mai, perché non dice parolacce.
sa parlare con tutti, arrivano da lei le persone che piangono e vanno via tranquille. Ok? Questo in una scuola primaria. Possono far riferimento ad un giocatore di calcio che magari a noi non interessa e non sappiamo neanche bene chi sia. Non è importante, sono importanti le caratteristiche, perché poi noi riempiremo la lavagna o la LIM con queste caratteristiche e sapremo che la persona socialmente competente, quindi diciamo il nostro modello, quello a cui noi tendiamo, ha queste caratteristiche. È chiaro? E quindi loro hanno delle conoscenze. La persona socialmente competente è questa. Se i ragazzi sono abbastanza grandi, è interessantissimo parlare loro delle ricerche sull'intelligenza sociale e sulle neuroscienze. Io l'ho fatto nella scuola primaria, quindi penso che negli ultimi anni della scuola primaria, quindi penso che da lì in avanti sia possibile farlo con tutti. E sicuramente nella secondaria è estremamente avvincente, capire, che si sta studiando il nostro cervello, che i ricercatori italiani hanno avuto dei premi, dei riconoscimenti enormi per le loro scoperte e che il nostro cervello resta ancora oggi molto sconosciuto e che quindi bisogna prestare attenzione a queste scoperte, a queste cose che ci vengono dette. Cresce in loro l'interesse, io l'ho visto fare in una scuola professionale, quindi con ragazzi che avevano abbandonato la scuola, che poi si sono iscritti a questa scuola professionale per fare i corsi che vengono finanziati dalla provincia, dalla regione, bene, comunque, che danno loro poi degli sbocchi lavorativi semplici, meccanico, parrucchiere, addetto sala bar, ecco. Estremamente interessati alle neuroscienze, perché hanno capito che era una cosa importante per loro e che poteva dare loro delle possibilità, perché l'adulto che sa muoversi bene nel mondo sociale è sicuramente un adulto ben inserito. Come hanno detto loro, è più difficile che ti freghino, cioè io sono consapevole dei meccanismi della relazione, li so vivere meglio, li so agire meglio e quindi ecco che sarà più difficile turlupinarmi o comandarmi o essere io sottomesso. Per esempio, tutto il discorso del bullismo può essere prevenuto con un'educazione alla competenza sociale consapevole, perché noi lavoriamo spesso sui bulli, ma ci dimentichiamo di rafforzare le vittime. E se il bullo non trova vittime, non ha terreno fertile, quindi se io sono competente socialmente, so come pormi nei confronti degli altri e come non essere preda di questi atteggiamenti prevaricatori. L'altro aspetto sono le abilità. Le abilità sociali vanno insegnate, non maturano ad un certo punto come i funghi. Non è che c'è, ma sono piccoli, poi pian piano le abilità le acquisiranno. No, non è così, non le acquisiranno se nessuno gliele insegna. Se io vivo, io bambino, io ragazzo, vivo in una realtà dove gli adulti intorno a me sono poco competenti socialmente, da chi le imparo queste competenze sociali? Beh, dal gruppo dei pari, posso imparare dal mio allenatore di pallacanestro, ma devo avere comunque qualche riferimento. La scuola, che è il luogo dove i ragazzi trascorrono più tempo, il luogo sociale dove i ragazzi passano la maggior parte del loro tempo, è il luogo che deve insegnare le abilità sociali, anche perché sono abilità che sono richieste dal contesto stesso, cioè io non posso mettere in una classe una serie di persone e pretendere che loro sappiano reagire socialmente fra di loro senza che nessuno glielo insegni. Io glielo devo insegnare. Quindi le abilità sociali poi sono tante, vanno tutte insegnate, sono raggruppabili ed esistono tecniche per l'insegnamento, tecniche che facilitano l'apprendimento, però voi dovete capire che se vi mettete in testa di lavorare sulla competenza sociale, dovete predisporre un itinerario di insegnamento delle abilità sociali. Perché queste maturino. Quindi non basta dar loro delle informazioni, ma bisogna insegnare ai ragazzi come si apprendono poi le abilità. Vi faccio un esempio: tutti ci lamentiamo che non ascoltano, non sanno ascoltare, non stanno attenti, non riescono ad ascoltarci. Bene, allora io darò loro delle informazioni sull'ascolto attivo, spiegherò alla mia classe che cos'è l'ascolto attivo, perché è importante, perché è utile.
è in certe situazioni indispensabile. Quando loro hanno queste conoscenze, però, io lavorerò sull'abilità dell'ascolto attivo, quindi attraverso diverse tecniche insegnerò come si agisce l'ascolto attivo, farò uno strumento di osservazione, di analisi, di verifica attraverso il quale loro potranno verificare i progressi, sempre in un'ottica di valutazione formativa e non date il voto di ascolto attivo, non è questo. Per fortuna nella primaria sta sparendo, ma non è questo. La valutazione, qui si intende valutazione formativa di come stiamo progredendo in questa abilità, ok? E poi offro ai ragazzi delle occasioni per esercitarsi. Quindi passo dal ma insomma state attenti, ascoltatemi, al predispongo un itinerario perché voi sappiate ascoltare. E io ve lo insegnerò e tutti alla fine migliorerete. Ultimi ma non ultimi, gli atteggiamenti, quelli, la parola atteggiamenti traduce all'inglese habits of mind, e quindi come le disposizioni della mente, cioè come il pensatore intelligente dispone la propria mente per acquisire delle competenze. Quindi non sono abilità queste, ma sono proprio dei modi con cui si agisce. Come io mi dispongo in situazione per avere un apprendimento profondo, per poter cambiare diciamo, la mia situazione di apprendimento. Io faccio riferimento a questi ricercatori che ne elencano 16. Queste sono indispensabili nella vita scolastica, sono indispensabili nella vita. Quando a scuola ho lavorato sulle disposizioni della mente, alcuni genitori in assemblea di classe avevano detto: che bello, faccio anch'io il cartello in casa perché queste, servono anche in casa. In effetti servono per la vita. Per esempio, guardiamolo dal punto di vista delle competenze sociali, ma guardiamolo dal punto di vista di qualsiasi competenza. La persistenza, quindi essere persistente, non desistere alla prima difficoltà. Quindi non mi fanno amico, spesso i ragazzi, oppure mi escludono, professoressa, mi escludono. Bene, ma io che persistenza ho avuto? Che non vuol dire insistenza, persistere vuole anche dire continuare. Inserirmi magari cercando nuove strategie. Quindi che cosa significa in questa situazione esistere? Come faccio? Mi scoraggio, do la colpa a loro, mi isolo oppure cerco nuove strategie? Continuo a cercare di inserirmi, continuo a cercare di stabilire rapporti corretti. Pensare e comunicare con chiarezza e precisione. Quanti rapporti sociali sono difficili perché la comunicazione non è corretta e la comunicazione non è precisa? Ci sono colleghi, ci sono fraintendimenti, litigi e guerre sotterranee, proprio perché non si è in grado di comunicare con chiarezza e precisione, io direi anche con onestà intellettuale, questo Kalik non l'hanno detto, ve lo aggiungo io stasera, però la comunicazione è sicuramente un asse importantissimo, è una delle grandi famiglie delle competenze sociali, ma è anche una delle disposizioni della mente, cioè se io imparo a pensare con chiarezza e precisione a comunicare anche in tal senso, sicuramente sono avvantaggiato in tutte le situazioni della vita. Gestire l'impulsività. Quante relazioni sociali vanno a gambe all'aria per l'impulsività? Io dall'alto della mia veneranda età continuo a lavorare sulla mia impulsività perché in alcune situazioni ancora non la governo precisamente, però sicuramente nelle relazioni sociali l'impulsività o il controllo di essa è estremamente importante. Raccogliere informazioni attraverso tutti i sensi, quindi io ascolto quello che la persona mi dice, quello che lei mi sta comunicando con il corpo, ascolto il volume della voce, raccolgo informazioni con tutti i sensi. Ascolto con comprensione ed empatia. Quindi non solo l'ascolto attivo, che ha delle tecniche finalizzate alla comprensione di quello che l'altro dice, quindi alla decodificazione del messaggio, ma l'empatia, la comprensione, quella profonda, quella dell'animo. Quindi
io ho delle buone relazioni sociali se so ascoltare con comprensione ed empatia. Sapete che l'empatia non vuol dire mi faccio distruggere dall'emozione dell'altro, ma anni dell'altro. Provo ad assumere per un po' il suo punto di vista. Creare, immaginare e innovare all'interno delle relazioni, questo è fondamentale. Sono in grado io di innovare, di immaginare delle situazioni, di creare delle situazioni favorevoli, pensare flessibilmente altrettanto. Sono in grado di guardare le cose da diversi punti di vista oppure resto rigido nel mio. Questa è quella che mi ha sempre colpito, la numero 8, rispondere con stupore reverenziale. Allora, il timore reverenziale penso che sia scomparso completamente dal nostro mondo, non riusciamo a stupirci nemmeno più di fronte a un meraviglioso tramonto. Mi ricordo che i miei alunni mi dicevano: è così bello che sembra un film. No, veramente è il film che cerca di imitare il tramonto. Poi alcuni miei amici che si intendono di filmografia mi hanno detto: no, guarda che è veramente il film più bello del tramonto perché ci sono i filtri, ci sono tutta una serie di tecniche. Però rispondere con stupore, per esempio, all'altro, a quanto l'altro sia in grado di stupirmi, di sorprendermi, quindi timore reverenziale più nei confronti di alcuni eventi della vita e di alcuni eventi della natura. Ma rispondere con stupore all'altro è sicuramente un fattore che agevola la relazione sociale con l'altro. La metacognizione. Qui io faccio spesso l'esempio della mia amica che non trova mai un uomo che vada bene, dice: li trovo io tutti sbagliati, ma quanto fai metacognizione sui tipi di uomini che cerchi? Quindi il fare metacognizione sul perché queste relazioni mi vanno male, perché non riesco ad avere una relazione serena. È possibile che io incontro solo persone bugiarde, false o che ce l'hanno con me, oppure c'è qualcosa del mio atteggiamento che deve cambiare? Assumersi rischi responsabili. La relazione con l'altro è sempre un rischio. Quando io vado incontro all'altro, accetto dei rischi perché mi apro all'altro, vado incontro e quindi assumo questo rischio. Lo assumo in modo responsabile. Valutando quanto io possa aspettarmi le risposte positive che mi attendo e quanto invece posso prevedere che non sia proprio così. E quindi poi, se la risposta non è quella che io voglio, faccio metacognizione, cerco nuove strategie, queste sono tutte collegate a queste disposizioni. Non è che dico prima ne faccio una, poi mi occupo di un'altra. Impegnarsi per l'accuratezza e la precisione. Questo ha molto a che fare di solito con l'apprendimento, però proviamo a pensare quanto questo può servirci anche nelle relazioni sociali. Se per esempio io arrivo sempre affannata alla riunione, irrompo disturbando la riunione stessa, poi interrompo per dire la mia e gli altri poi hanno un atteggiamento come dire, infastidito, sicuramente la mia poca precisione, la mia poca accuratezza hanno fatto sì che la mia relazione in quel momento non fosse idillica. Provare humor, ecco, sicuramente l'umorismo nelle relazioni aiuta. Questo non vuol dire fare il pagliaccio. Quando in classe lavoravamo su questo, spesso gli alunni confondevano questo col far ridere i compagni. Allora, provare humor non è questo, è saper ridere di alcune situazioni. E con i ragazzi avevamo trovato, loro stessi avevano individuato quanto fosse difficile ridere di se stessi, vedersi dal di fuori e come certe situazioni siano anche buffe comiche se noi le guardiamo dall'esterno, anche quelle che ci coinvolgono. È la cosa più difficile di tutti, ridere di se stessi. Io ho trovato il mio libretto di scuola media. Io, siccome sono anziana, ho frequentato la media tanti anni fa e ci sono scritto un sacco di cose meravigliose. E poi si scrive: se si eccetera una leggera permalosità. Quindi io so che ho questa venatura di permalosità e quindi ridere di me stessa mi fa molto bene. Però provare humor vuol proprio dire
Sapere ridere con gli altri, non degli altri, ridere con gli altri, sapere leggere l'aspetto umoristico a volte delle situazioni che crea subito clima e che fa, diciamo, un ambiente favorevole per le relazioni con gli altri. Fare domande, porre problemi e porre questioni, questo non vuol dire, stressare le persone con domande continue e problemi, ma sapere leggere i problemi nascosti, farli emergere e trovare insieme delle soluzioni. Pensare in modo interdipendente è il cuore della relazione. Se io voglio avere buone relazioni, devo essere disposta a cedere su parte dei miei pensieri per pensare insieme agli altri. E quello che è più difficile nella collaborazione con l'altro è proprio questo. Lo scoprono i bambini della scuola dell'infanzia quando devono decidere insieme delle cose e dicono: però maestra, lui vuole che io ceda. Ok? E quindi la parola è proprio questa: io devo cedere un pochino di quello che io penso, di quello che io vorrei, per pensare in modo interdipendente, per pensare insieme agli altri. Applicare la conoscenza pregressa a nuove situazioni va bene sul piano dell'apprendimento e sul piano delle relazioni umane, quindi se io ho sperimentato che questa cosa funziona in un ambito relazionale, è probabile che funzioni anche in un altro ambito simile, quindi io applico la mia conoscenza pregressa a situazioni nuove. E poi quello che vi dicevo prima, quando vi ho detto che devo lavorare sulla mia impulsività e sulla mia permalosità, rimanere aperti all'apprendimento continuo, quindi per tutta la vita io lavoro sui miei atteggiamenti, sul mio modo di affrontare e le relazioni. Bene, allora, competenze sociali, quali sono? Quali rinunciamo in pandemia? Allora, Comoglio e Cardoso evidenziano cinque grandi famiglie di competenze sociali: le competenze comunicative, le competenze di leader, le competenze di soluzione dei conflitti, le soluzioni, quelle di soluzione dei problemi e le competenze di presa di decisione. Per ciascuna di queste cinque famiglie noi dobbiamo insegnare le abilità sociali che le compongono. All'interno del testo di Comoglio si prevede una sorta di gradualità che va dalle competenze comunicative via via attraverso le altre competenze. Per le esperienze che noi abbiamo fatto in questi lunghi anni di sperimentazione in classe, di apprendimento cooperativo, abbiamo visto però che queste competenze, si intersecano. Cioè, io, posso cominciare a lavorare sulle competenze comunicative, sicuramente, perché se non possiedo buone competenze comunicative, la mia relazione con gli altri è fortemente condizionata. Però, come io entro, devo agire per esempio sulla soluzione del conflitto, sulla mediazione, leadership, perché se io sono in relazione con gli altri, svolgo dei lavori assieme agli altri, sicuramente come gestiamo la leadership? È vero che il cooperative learning ha degli strumenti per gestire la leadership, che è la leadership condivisa attraverso l'assegnazione di ruoli, però sicuramente quando per esempio l'apprendimento cooperativo non è fortemente strutturato, ma si tratta di cooperative informali, attività di coppia. La leadership io devo saperla gestire. Sia devo gestire chi si impone come leader, ma anche assumermi io la leadership quando risolvere i conflitti, quindi non evitandoli, ma partecipandovi in modo corretto. Quindi io insegno come gestire il conflitto, non come evitarlo, perché come dice Daniele Novara, insegniamo ai nostri bambini, ai nostri ragazzi a litigare. Quindi il conflitto c'è, il conflitto fa parte della vita. Io devo imparare a come gestirlo, a come viverlo in modo competente, in modo che nessuno si faccia male, come dicevano i miei alunni. Superare il conflitto, esistono delle strategie, esistono giochi di ruolo, esiste tutta una serie di tecniche che si possono insegnare fin dalla scuola dell'infanzia. Se io lavoro con gli altri, devo sapere come risolvere i problemi.
i problemi che si pongono quotidianamente all'interno del gruppo, nella gestione del materiale, nella gestione della soluzione del compito e quindi anche saper prendere decisioni. Come si prende decisioni in modo consapevole? Chi mi insegna a prendere decisioni all'interno delle quali io non mi sento escluso, ma mi senta di aver partecipato, di aver potuto dire la mia e magari di avere anche agito? Abbiamo svolto in questi anni dei lavori bellissimi, fin dalla scuola dell'infanzia, su questo, sul prendere decisioni, bambini di 5 anni, come prendete decisioni su questo, come l'avete fatto, qual è la strategia migliore, per poi scoprire che non c'è una strategia migliore, ma esiste una gamma di strategie che loro possono utilizzare a seconda del tipo di decisione che devono prendere. Se per esempio è una decisione che coinvolge tutti, se è una decisione che avrà delle ripercussioni importanti, oppure se è una decisione che si può prendere, come dicevano i bambini, un po' più alla leggera. Quindi vedete che noi anche in pandemia, anche a distanza, non possiamo prescindere da queste competenze sociali. Le competenze comunicative oggi sono messe fortemente alla prova perché non abbiamo la presenza, non siamo di fronte ai nostri ragazzi, spesso appunto li abbiamo al di là di un video e dobbiamo competenze comunicative noi e dare modo a loro di agire queste competenze comunicative, ma non possiamo trascurare nemmeno le altre quattro famiglie, sempre tenendo conto che noi dovremo insegnare queste abilità sociali, le abilità sociali che compongono ciascuna di queste cinque famiglie. Come se non bastasse, abbiamo poi il tema delle life skills, che sono le abilità cognitive, emotive e relazionali di base, che sono competenze per la vita che si sono richiamate ormai da parecchi anni e che integrano le competenze sociali e le competenze emotive. Allora, da che cosa partiamo? Il mio punto di partenza è il clima positivo di una classe. Partiamo dal fatto che questo clima facilita però anche la convivenza e quindi la maturazione delle competenze sociali e il fatto di educare dei ragazzi consapevoli. Dei ragazzi, come dire, i futuri cittadini di domani. Ok? Se nella mia classe io ci so stare a livello sociale, a livello emotivo, ho delle buone relazioni, so assumermi dei ruoli, so partecipare, sicuramente sto agendo della cittadinanza attiva. Quindi l'educazione alla cittadinanza io la sto già facendo in questo modo qua. Il clima positivo lo creo anche se adesso la mia classe è smembrata, sono nelle loro camerette in pigiama dietro lo schermo, ma il clima io lo creo. Esistono tanti modi, dopo ne vedremo alcuni perché loro possano interagire, ma il clima, voi vedrete che è condizionato in gran parte da me insegnante, da noi insegnanti. Io vi ho messo qui alcuni che strutturano il clima. Quindi la conoscenza reciproca, cioè vabbè, ma certo che si conoscono, sono in classe insieme, non vuol dire che si conoscano, non vuol dire. Conoscono il nome, conoscono magari i risultati scolastici, conoscono alcuni piccoli elementi, ma la vera conoscenza va costruita e strutturata. La fiducia, un clima nei confronti di tutti, un clima di aiuto, di reciproco aiuto. Non solo l'aiuto e la collaborazione sono tollerati, ma sono costruiti e incentivati. Quindi in questa classe si collabora tutti insieme e ci si dà aiuto. Non è una cosa che accade sporadicamente, occasionalmente. Non abbiamo bisogno dei giorni della gentilezza, dei giorni della collaborazione, ma tutta la nostra giornata scolastica è una giornata di aiuto e di collaborazione, intessuta di rispetto e di sostegno emotivo. Il rispetto lo imparano da noi. Se noi siamo rispettosi nei loro confronti, possiamo richiedere
il rispetto che ci aspettiamo. Siamo in una società abbastanza irrispettosa, quindi può darsi che loro non abbiano, diciamo, già dall'esterno questa abitudine al rispetto, ma se noi siamo adulti rispettosi nei loro confronti, nei confronti dei colleghi con i quali abbiamo ad operare sulla strada, nei confronti dei collaboratori scolastici, quindi abbiamo un atteggiamento di rispetto, possiamo da un lato fornire un modellamento e dall'altro richiederlo a loro. Sostegno emotivo, ne abbiamo parlato tanto prima e quindi penso che sia chiaro. Una attenzione particolare io metterei all'interno del clima di lavoro pedagogia e la didattica dell'errore. L'errore, come dice Daniela Lucangeli, stasera ve la cito perché alcune cose sono veramente estremamente significative. L'errore è un errare, è un segnale che io devo cercare lì. Quindi, se la mia ottica di insegnante e di allievo è questa, l'errore non è più un demone da cui io devo fuggire, è proprio un segnale che mi dice: ecco, è lì che devo focalizzare la mia attenzione. Quindi, il clima è un clima di aiuto, collaborazione, sostegno reciproco e di ricerca dell'errore come segnale per procedere. Quindi in questa classe ci si sente tranquilli perché l'errore non fa più male, anzi l'errore è semplicemente un segnale e mi avvisa, meno male che c'è questo errore perché mi avvisa che io devo rafforzare questo aspetto e devo cercare la mia strada. L'insegnante come modello. Il clima è sollecitato e determinato dagli insegnanti che operano sulla classe, quindi che si avvicendano dietro il computer se la classe non è in presenza, ma comunque siamo sempre noi. Allora, questo noi lo possiamo vedere come una colpa. Oddio, c'è una classe indisciplinata, quindi è colpa mia? Lo posso vedere come una responsabilità, mamma mia, quindi se sono così è la mia responsabilità, cosa faccio adesso? Oppure lo posso vedere come una possibilità. Ah sì, sono io che sollecito e determino il clima della classe, ma allora questa è una possibilità enorme. Allora io ho una possibilità di agire, non posso più soltanto lamentarmi in sala insegnanti, in corridoio con mio marito, che ormai non mi sopporta più da quanto mi lamento di questa classe, di come sono conflittuale, di quanto non ascoltano, di quanto sono poco collaborativi, di come si detestano, di quanto si fanno i dispetti, perché io questo clima lo posso cambiare. Lo posso cambiare perché io sarò un modello diverso. Certo, non abbiamo la bacchetta magica, non siamo Mary Poppins e quindi questa cosa non succederà immediatamente. Poi qui l'altra cosa importante su cui vi farei riflettere è che non si parla di insegnante, ma degli insegnanti. Quindi anche qui la forza è il team. Se noi siamo un team di un certo tipo, sicuramente modelliamo la classe secondo diciamo, il modello che secondo noi è corretto e il clima migliora. Se ognuno degli insegnanti che lavora su questa classe va per conto suo, abbiamo gli effetti che spesso vediamo. Okay? Allora, come faccio io? Che modello devo essere? Allora, posso riflettere su che tipo di sguardo ho io? Guardo tutti gli allievi. Voi sapete che l'allievo esiste all'interno dello sguardo dell'insegnante. Più l'insegnante mi guarda, più io esisto all'interno di questa classe. Più i compagni mi guardano, più io esisto. Ecco perché tanti anni fa volevamo un lavoro che poi non siamo riusciti a fare dalla nuca agli occhi. Quando io lavoro in cooperative learning, passo dal vedere la nuca dei miei compagni ai loro occhi e quindi lo sguardo è fondamentale. Guardo tutti i miei allievi, come li guardo? Maestra, fa gli occhi brutti, ok? Quindi come li guardo? Quante volte li guardo? Quali sono i bambini che non guardo mai o che guardo di meno? Com'è il mio corpo? Com'è la mia postura? Che cosa comunica? I miei gesti? Se voi avete modo di farvi video registrare da qualcuno e poi vi rivedete, avrete proprio delle sorprese. Un pochino già quando i bambini piccoli giocano alla maestra avete un rimando su di voi che vi fa riflettere, però la videoregistrazione è fondamentale perché cosa comunica il mio corpo, la mia postura, che tipo di gestualità ho?
La voce, qual è il volume della mia voce? È un volume gradevole? Che tono ha? Quali sono i toni frequenti nella mia lezione? Che tipo di linguaggio utilizzo? Che tipo di lessico? Com'è la mia comunicazione? Una comunicazione inclusiva? È una comunicazione gentile, accogliente? Quali emozioni comunico e vivo? Su questo ne abbiamo già parlato tanto. Quali sono i miei atteggiamenti? E poi, ultime, quindi prima tutto questo aspetto qui, le attività. Allora, le attività che possiamo fare nella scuola della pandemia, se siete in presenza, sono sicuramente molte. Il circle time col distanziamento si può fare. La conversazione di coppia e di gruppo o di grande gruppo col distanziamento si può fare, basta avere uno spazio adeguato. Io sto seguendo un pochino le attività che fa la mia nipotina di 6 anni a Torino nella scuola Anna Frank e vedo che le attività, diciamo, di relazione sociale sono presenti, pur con la mascherina, pur col distanziamento e con le norme anti-Covid, quindi volendo si può fare tutto. Il parlato e l'ascolto attraverso l'utilizzo della carta T si può fare qualora si può fare dunque, o attraverso un lavoro collettivo se sono piccoli, o attraverso un lavoro di gruppo se utilizzate la didattica a distanza perché sono collegati attraverso i dispositivi. Ci sono numerose piattaforme che consentono la collaborazione, le stanze dove i ragazzi possono confrontarsi prima di fare il confronto di gruppo. La riunione di classe, che è una tecnica di Spencer Kagan, molto importante da un punto di vista di crescita, di responsabilità della classe, è una riunione che coinvolge la classe a tutti gli effetti e quindi non c'è bisogno di essere vicini fisicamente. Però c'è buone competenze sociali perché è prevista poi appunto la verbalizzazione di quello che viene detto, la presa di decisione, l'ascolto degli altri, la votazione, insomma tutta una serie di passaggi fondamentali per la gestione della classe. Utilizzare i custodi e i ruoli all'interno della classe è sempre possibile e quindi è un'altra abilità sociale che ha a che fare con la leadership distribuita che si può attuare. Organizzare dibattiti e discussioni favorisce sicuramente la crescita di abilità sociali per la competenza. Il debate ha una struttura sua propria che potete seguire. La discussione argomentata può essere un pochino più libera. Però all'interno potete assegnare i ruoli per gestire la discussione. I giochi di ruolo sono sempre possibili e sono, diciamo, molto importanti per l'acquisizione di abilità sociali, soprattutto se studiate bene il tipo di gioco di ruolo. Ne esistono, in internet, scaricabili soprattutto, per i giochi, collaborativi. Altrimenti li potete inventare a seconda di quello che vi serve. Si può fare, come dire, una riflessione all'interno del team e trovare un gioco di ruolo sia più adatto in quella situazione. La tecnica dei cappelli di De Bono all'interno delle conversazioni e delle discussioni è estremamente utile perché prevede, beh, con i piccoli si costruiscono veramente i cappelli da mettere in testa, come quelli che usano gli bianchini. E poi questi cappelli, ognuno ne mette in testa uno e quindi c'è il disfattista, l'ottimista, il realista, quindi si analizza un problema a seconda del cappello che si ha in testa. Naturalmente questi cappelli, non sono sempre gli stessi all'interno di diverse situazioni, comunicative, quindi i bambini, i ragazzi imparano che esistono diversi atteggiamenti che possono far funzionare o non funzionare una discussione ed imparano anche ad assumerli in modo giocoso questi atteggiamenti per poi riflettere. La mediazione è un'altra abilità sociale fondamentale che potete continuare ad insegnare anche in pandemia, fin dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria. Anzi, io direi che oggi come oggi la pandemia ci chiede una grande capacità di mediazione e di ricerca di soluzioni mediando. Potete organizzare voi le situazioni intorno alle quali farli discutere, ma lavorare sulla mediazione è sicuramente possibile ed auspicabile in questo momento. E poi la risoluzione pacifica del conflitto.
La pandemia ci interpella potentemente su questo. Chiunque frequenti i social, io frequento sui social essenzialmente, non esclusivamente, ma essenzialmente gruppi di insegnanti, sono sbalordita e addolorata dal livello di conflittualità che questi gruppi dimostrano. Quindi la risoluzione pacifica del conflitto è fondamentale ed è un insieme di abilità sociali che sicuramente vanno coltivate. Allora, la tecnologia ci viene di aiuto in questo caso, ci viene di supporto alle relazioni. Quindi se avete i ragazzi non in presenza, usate la tecnologia come supporto, non soltanto quindi la piattaforma, ma le chiamate, le videochiamate. Per le piattaforme, se potete, scegliete quelle che hanno le stanze, ma diciamo che adesso tante piattaforme stanno evolvendo in questo periodo e prevedono tanti strumenti che facilitano l'interazione tra i ragazzi e non solo l'interazione docente-ragazzi. L'email è un altro modo che oltretutto li aiuta a scrivere meno immediata di un SMS o di un post, perché l'email è comunque più simile ad una lettera, anche se ne ha altre caratteristiche, ma aiuta la riflessione e la comunicazione più ragionata. E poi un'altra cosa che mi sento di dire, costruite diari e blog di gruppo e di classe. Tenere il diario della pandemia, la mia scuola in pandemia, è un'attività di riflessione estremamente potente, che ha dei risvolti significativi per l'apprendimento, ma dei risvolti molto potenti da un punto di vista emotivo e sociale. Il diario scritto a più mani, quindi semplicemente non pubblico, oppure il blog, che è un'attività che appunto già dagli ultimi anni della scuola primaria si può fare. E poi usate tutti gli strumenti per la didattica digitale integrata, ce ne sono tantissimi. Io sto seguendo, perché è stato un mio giovane collega tanti anni fa, i lavori che fa Rodolfo Galati, cercatelo su Facebook, ha una pagina dove tiene conto, diciamo, pubblica anche parte dei lavori che fa, lui è distaccato all'università, e seguo con estremo interesse come la tecnologia diventa un supporto alla relazione con l'altro e quindi come mi aiuta in questo caso. Noi abbiamo demonizzato per anni la tecnologia, ma se non ne siamo preda passiva, se non siamo, diciamo, innamorati della tecnologia come strumento, ma la cioè come fine, ma la usiamo come strumento, ci può dare veramente un grande aiuto nel mantenere le relazioni. Prima, ma non ultima, leggere buona narrativa. Molti studi dimostrano come una connessione, cioè dimostrano una connessione tra leggere, qui dice romanzi, ma io intendo proprio buona narrativa da tutti i punti di vista, che può essere il romanzo, può essere la novella breve, può essere la storia, la fiaba, può essere anche una sceneggiatura, una narrativa però che sia di qualità. Sviluppa quelle aree del cervello che sono deputate alle nostre gestioni delle emozioni e nel rapporto con gli altri. Può servire anche da modellamento. Una storia di buon livello, scelta proprio perché non è stucchevole, ma propone delle situazioni in cui risolvono questioni sociali, diciamo, di relazione sociale, oppure mi fa mettere nei panni di, mi fa vedere le cose dal punto di vista di. È un aiuto enorme, molto semplice da fare. Noi ci dimentichiamo spesso della lettura, la trascuriamo, ma è sicuramente uno strumento importantissimo per entrare nella vita degli altri, di altre persone, di viverla, di immedesimarsi e magari di riflettere sulle scelte che loro fanno all'interno di questa vicenda. Questo si può fare fin dalla scuola dell'infanzia e anche nella secondaria. Siccome nel primo periodo del lockdown non riuscivo a leggere, cioè riuscivo a studiare, ho studiato molto, ma a leggere romanzi non riuscivo, il mio nipote più grande, che ha 13 anni, mi ha passato alcuni suoi libri che sono distopie temporali, libri che leggono i preadolescenti, e
spesso abbiamo parlato così via Skype o telefonicamente di questi romanzi, di cosa facevano i personaggi, di come risolvevano le situazioni, eccetera. Ed è stata una cosa estremamente utile anche vedere come i preadolescenti poi dalla vicenda, se è una vicenda interessante e soprattutto la narrativa è una buona narrativa, traggono riflessioni personali e poi, secondo me, anche esempi, modalità, strategie per la loro vita. Allora, siamo quindi ai consigli per le letture, visto che vi ho parlato di lettura. Qui non si tratta di narrativa, si tratta di studio. Allora, il primo che vi propongo è L'Atlante delle emozioni umane della UTET. È una raccolta deliziosa, veramente piacevolissima, sull'elenco alfabetico delle emozioni umane. È un librone, è un libro di un certo spessore. Sono elencate anche emozioni ai quali la nostra civiltà non ancora la nostra civiltà diciamo il nostro tipo di civiltà in cui viviamo non ha dato un nome. Per esempio, gli Inuit danno nome a un certo tipo di emozioni, altre la cultura cinese evidenzia altre emozioni e dà loro un nome e fa vedere come lo scenario delle emozioni sia variegatissimo e affascinante. Quando vi dicevo proprio all'inizio di questo incontro, saper dare il nome alle emozioni, conoscere le nostre emozioni, questo sicuramente vi dà tante possibilità, tantissime. È un libro che si legge in modo molto piacevole, divertente anche, però molto profondo, ci fa entrare all'interno dell'universo delle emozioni umane. I due libri di Goleman, Intelligenza emotiva e Intelligenza sociale, sono ormai due capisaldi. Questo tipo di intelligenze si intersecano sia quella emotiva che quella sociale, hanno però delle caratteristiche specifiche. Conoscere bene che cos'è l'intelligenza sociale, come si manifesta, e come è possibile coltivarla è estremamente interessante per noi. Poi due libri di Daniela Lucangeli, A mente accesa e 5 lezioni sull'emozione di apprendere. Di Daniela Lucangeli vi ho già parlato prima, avete la possibilità di seguire i suoi mercoledì dove lei tiene queste brevi lezioni, conversazioni che sono sempre estremamente interessanti sul legame tra emozioni e cervello e sulla fatica di apprendere. E poi, diciamo, il vecchio libro, ma non vecchio, ancora molto nuovo, L'educare insegnando di Mario Comoglio e L'apprendimento cooperativo, l'approccio strutturale di Kagan. L'approccio strutturale presenta tantissime attività legati alla sfera della competenza sociale. E poi anche le attività che hanno come obiettivo un obiettivo, diciamo, cognitivo, essendo attività cooperative, sicuramente prevedono l'aspetto sociale, la dimensione sociale dell'apprendimento. Anche Educare insegnando ha una grossa parte dedicata alle competenze sociali e alle abilità sociali che le compongono e quindi può essere di aiuto. Bene, questo è quello che avevo già anticipato prima, ma che voglio mettere come conclusione di questo incontro. Le ultime ricerche mettono in evidenza come, in un mondo con dipendenza digitale diffusa, la pandemia abbia riportato invece in primo piano la mancanza degli altri. Non solo per i nonni che sono in isolamento, ma per gli adolescenti, per i ragazzi, per quelli che erano maggiormente dipendenti da questa tecnologia. Pare che appunto queste recentissime ricerche mettano in evidenza in ogni parte del mondo dove la tecnologia è diffusa questo bisogno disperato e impellente di avere l'altro, di vedere l'altro e di guardarlo negli occhi, di averlo vicino e non solo attraverso uno schermo. E quindi penso che questo sia un conforto, qualcosa di buono da questa pandemia può uscire.
uscire. Bene, io ho finito questa. Madonna mia. Ok. Mi vedete ancora? Sì, sì. Ok, no, perché siccome ho chiuso la presentazione ho detto, Dio, sono sparita, no? Bene, allora io ho concluso la mia presentazione e niente, io non, purtroppo non ho nessun feedback da voi e quindi Angelo, se tu ne hai qualcuno, per favore, se riesci a condividerlo con me. Allora, intanto ti ringrazio per questa ricchissima condivisione, cioè tu in 10 minuti hai condensato un'esperienza di lavoro Lo so. lunghissima, più che ventennale, e hai dato una quantità di spunti straordinari, e per cui sicuramente ci sarebbe tantissimo Da da dire, sì. dire. Adesso in chat al momento non mi sembra di vedere nessun Ok. intervento e non so appunto se tu vuoi ancora aggiungere qualcosa su Io questo. darei il rimando a tutti che appunto facciano pervenire le richieste a te e poi tu me le trasmetti perché come abbiamo già detto sarà possibile fare un altro incontro. Quindi se voi mi chiedete di approfondire alcuni aspetti o di focalizzarmi su altri che io magari ho trascurato, il prossimo incontro sarà mirato proprio in questo senso, perché mi rendo conto che gli spunti sono stati numerosi, bisogna vedere quale vi interessa maggiormente approfondire, ok? Sì, perché comunque appunto, come dicevamo già all'inizio, questi webinar sono diciamo un surrogato di quei corsi che, come hai detto anche Certo. tu, avremmo voluto fare in presenza e E per non via potevamo. dell'emergenza, come dice Marco, dell'emergenza. Allora, abbiamo detto, beh, cerchiamo di tenere il lumicino acceso, ecco, in questo momento Certo. difficile. E quindi chi oggi ha partecipato sa che poi questi argomenti tu, quando la situazione speriamo il più presto possibile si sarà normalizzata, tu potrai riprendere in un corso normale come quello che da tanti anni tieni al CESEDI, insomma, e quindi l'appuntamento è lì con un corso poi in presenza, ecco. Sì, certo. Certo, in attesa della presenza, come dico, se ci sarà un secondo giro, potremo anche approfondire alcune cose. Adesso questo lo vediamo poi in base a quello che loro ti scrivono. Adesso io in chat alcune cose ho visto, i ringraziamenti, eccetera, va bene. Però appunto, se qualcuno vuole, far avere richieste in merito, anche il corso sarà poi tarato meglio. Ok? Sì, Bene, ecco, allora. e come diceva anche Riccardo, faccio presente che noi adesso ci troveremo ancora, cioè sempre e decideremo la seconda serie dei webinar che faremo, dobbiamo ancora decidere bene le date, ci sono sicuramente altri di altri formatori come Gianni Di Pietro, che lavora sulle prove invalsi da tanto tempo, e quindi avremo sicuramente molti altri argomenti. Certo. E il nuovo calendario lo stileremo A a breve, ecco, gennaio. sostanzialmente. Certo. Sì, lo stileremo a breve, e poi lo faremo avere a tutti coloro che sono iscritti, lo faremo avere naturalmente via mail, e invece quelli che non sono iscritti, riceveranno comunque una diffusione Certo. grazie a quello che alle modalità consuete Certo. che poi vedevo adesso che allora Ardea chiede se hai qualcosa da leggere, da consigliare da leggere per i bambini della primaria sulle competenze sociali, come gestire il conflitto. Sì, nei libri che ho citato ci sono esempi sia nel libro di Comoglio che in quello di Kagan. Sulla gestione del conflitto, quindi sicuramente vanno bene anche per la scuola primaria.
E poi per la scuola primaria ci sono tutti i libri di Daniele Novara, cercateli, adesso in questo momento io non mi ricordo a memoria i titoli, sono più di uno. Io mi ricordo Insegniamo ai nostri bambini a litigare, che è proprio sulla gestione pacifica del conflitto e che va bene per la scuola primaria. Anche per gli altri livelli di scolarità, anche per la secondaria di primo grado, però fin dalla scuola primaria va benissimo. E poi ce n'è un altro sempre di Daniele Novara, Urlare non serve a nulla, che è comunque sulla gestione della classe e sulla gestione dei conflitti all'interno della classe. Ecco, poi ci tengo a dire, perché mi è stato chiesto, allora le slide le rimetto in chat, le rimetto qui in chat, in maniera che le possiate scaricare, Certo. quindi le sto per rimettere le slide di Riccarda, dovreste vederle, le ho appena rimesse, e poi ci sono molti che ti ringraziano Sì, per tutti i consigli. lo vedo, Allora, vedi grazie a anche tu, voi. Sì, l'ho perfetto. visto Quindi... anch'io, sì, non so, ma lo vedo, sì, grazie, Ah, grazie. ok, perfetto, Sì, perfetto. sono Benissimo. contenta. Quindi va bene. Allora vi saluto tutti e vi ringrazio e speriamo di vederci presto in presenza, altrimenti ci incontreremo ancora così, grazie a Angelo che ha coordinato tutti questi nostri incontri con la sua disponibilità di sempre. E buona serata a tutti. Finché Grazie, abbiamo. Quanti grazie. eravamo alla fine poi presenti all'incontro? Abbiamo superato i 100, per la Bene. precisione, sì, più di 100, 104, Voi così, questo capite che genere. se un venerdì sera con la stanchezza della settimana, soprattutto in questa situazione, 100 insegnanti hanno voglia di ascoltare e di affrontare un tema così, vuol dire che per la scuola davvero c'è speranza. Di questo vi ringrazio. Spero di esservi stata in qualche modo d'aiuto, però ecco, è veramente un segno di speranza questo. Grazie tantissimo a tutti voi. Allora, a nome del GIS, e in particolare anche di Rachele, di tutti, facciamo i nostri più cari auguri di buone feste, e augurando a tutti noi che siano il più serene possibili, e poi ci auguriamo che dopo la situazione migliori e noi si possa veramente tornare a fare le cose come avremmo voluto. Come avremmo voluto negli auspici. Certo, Allora va ringrazio bene. moltissimo Riccarda per questa sua ricchissima esperienza. Di nuovo auguri a tutti di buone feste e ci aggiorniamo per l'anno nuovo. Quindi, Certo, va bene. allora un saluto a tutti e buona Buona serata serata e e buone feste. buone feste. Ciao. Arrivederci. Arrivederci.